Bentrovati negli studi di Obiettivo News. Anche Bosconero andrà alle elezioni amministrative l'8 e il 9 giugno. E oggi andiamo a parlare di programmi con Paola Fornelis, sindaco uscente e candidato sindaco della lista Insieme per Bosconero. Benvenuta Paola. Grazie, buongiorno. Innanzitutto, cosa ti ha spinto a ricandidarti? Dunque, quando io mi sono candidata 5 anni fa, sapevo che sarebbe stato il mio secondo e ultimo mandato, perché in quel momento la legge prevedeva questo. Subito dopo la nostra elezione, il Covid ha cambiato il corso delle attività e ha tolto non solo a noi chiaramente, ma a tutte le amministrazioni che in quel momento governavano anni per poter realizzare cose inserite nel programma. E così come la pandemia ha tolto tempo alla nostra attività, nel frattempo la legge è cambiata e quindi con il nostro gruppo, che si ripresenta praticamente al completo, abbiamo pensato che fosse un'occasione da cogliere per poter completare quegli interventi, quelle attività che la pandemia aveva comunque rallentato o impedito. Certo, tante opere sono state comunque realizzate nonostante il Covid e in questo mandato, quale ad esempio? Sì, devo dire che nonostante appunto i rallentamenti della pandemia, grazie anche a un grande lavoro degli uffici, siamo riusciti a completare praticamente il 90% delle attività. Quindi le promesse che avevamo preso con i cittadini 5 anni fa sono state pressoché mantenute. Alcune attività sono in cantiere, nel senso che sono state avviate, ma non sono ancora completate. Abbiamo tuttavia lavorato sull'efficientamento energetico sia degli edifici pubblici sia dell'illuminazione pubblica, quindi sono stati fatti interventi molto importanti in questi anni per sostituire gli impianti di riscaldamento e gli impianti di illuminazione, sia appunto negli edifici comunali sia per quanto riguarda l'illuminazione pubblica. Lo stesso vale per gli impianti sportivi in cui sono stati investiti in questi anni oltre 130.000 euro per tutta una serie di attività di messa in sicurezza e di efficientamento energetico. Sugli edifici, appunto degli impianti sportivi, peraltro recentemente abbiamo presentato su un bando regionale un progetto per ampliare gli spogliatoi, visto che grazie al lavoro, insomma, della polisportiva e dei preparatori atletici, oltre che del direttivo, in questo momento i ragazzini che praticano lo sport, prevalentemente il calcio e il tennis, sono tanti, sono più di 100, e quindi è necessario, sì, anche ragazze che Sì, fanno lo so parte delle molto. squadre, e quindi c'è questo obiettivo di ampliare gli spogliatoi. Ed è stato presentato questa primavera un progetto su un bando regionale, siamo in attesa di conoscere l'esito. Sono state realizzate anche delle opere per quanto riguarda la viabilità, quindi è stato completato un camminamento ciclopedonale che collega gli impianti sportivi appunto con il confine su San Benigno, quindi si è realizzato questo percorso che consente alle persone che praticano attività sportiva di poter camminare in sicurezza a fianco alla strada provinciale. Sempre in quella zona è stato progettato ed è stata già concordata con Città Metropolitana la realizzazione di una rotonda proprio in prossimità degli impianti sportivi, dove si intersecano via Nigra e via Trieste, in modo tale che intanto si realizzi un ingresso anche accogliente in paese, e soprattutto questa rotonda servirà a calmierare comunque la velocità in uno spazio in cui intanto si entra nel centro abitato e poi, essendo una zona frequentata da bambini sia per il parco Sì, per giochi sicurezza. sia per gli impianti sportivi, per la messa in sicurezza. E quindi questa è una di quelle opere che avevamo in cantiere, avevamo in programma e attualmente è al vaglio della Città Metropolitana, con la quale appunto ci siamo già incontrati, è venuto il vice sindaco Suppo sul posto e abbiamo concordato insieme ai tecnici di Città Metropolitana la realizzazione di quest'opera.
Sempre sulla viabilità, un'altra opera che è stata realizzata è una miglioria alla viabilità nella zona delle scuole, sì. Quindi è stato allargato il marciapiede che costeggia la scuola dell'infanzia, in modo che il camminamento anche di chi va a scuola a piedi sia più sicuro, e poi è stata realizzata una viabilità alternativa per decongestionare il traffico proprio davanti alla scuola. Quindi sul prossimo anno scolastico si potrà utilizzare un parcheggio che è stato realizzato in accordo con dei privati e una viabilità alternativa che quindi consente di poter chiudere l'accesso alle auto durante l'ingresso e l'uscita delle scuole davanti proprio all'edificio scolastico. Sì, direi molto utile per le famiglie che portano i bambini. Ok, però ci sono ancora tante cose da fare, cioè il programma ho visto che è bello ricco, è suddiviso per argomenti. Sì. Possiamo anche partire dall'inizio, non c'è problema. Quindi l'agricoltura è il primo argomento. Sì. Allora, il punto che riguarda l'agricoltura, noi siamo un paese dunque agricolo, sì, esatto. Ci sono ancora parecchie aree coltivate e quindi l'attenzione all'agricoltura c'è sempre stata, in accordo anche con il consorzio irriguo e con i contadini del paese che ogni anno vengono consultati proprio per conoscere quelle, tramite anche la Commissione Agricoltura, per conoscere quelle che sono le necessità. E una delle iniziative che abbiamo messo in programma è quella di fare una valutazione per una conservazione delle acque. In queste settimane noi abbiamo assistito a delle piogge copiose e purtroppo però sul territorio, non solo Bosco Nero, ma anche nei territori montani, purtroppo gli invasi o comunque le infrastrutture che possano consentire di conservare quest'acqua sono poche e quindi abbiamo ipotizzato di fare uno studio proprio per individuare delle soluzioni che consentano intanto di disperdere meno acqua nel certo. momento in cui c'è e soprattutto anche di conservarla, quindi magari con la realizzazione di pozzi, di invasi, insomma, abbiamo coinvolto comunque degli ingegneri idraulici che sicuramente studieranno quella che è anche l'idrografia del nostro territorio e faranno delle proposte proprio per poter consentire di conservare le acque, quindi un discorso che riguarda l'agricoltura, ma che è un discorso più ampio che riguarda l'ambiente e quindi insomma, la conservazione delle acque, che è un tema insomma, molto, certo. molto sentito in questi anni, in cui poi si è assistito anche ad anni di siccità. Infatti. E per l'ambiente, oltre appunto a questo tema, colleghiamoci. Sull'ambiente, allora, un'altra delle attività che sono già state avviate, sono in fase di completamento insieme a Tecnoservice, il potenziamento della nostra area ecologica che abbiamo nei pressi del cimitero, è un'area che fortunatamente bosconeresi possono utilizzare per conferire materiali ingombranti ed è aperta tutte le settimane. L'obiettivo è quello di, da un lato, ampliare i giorni e gli orari di apertura, in modo da aumentare anche la possibilità ai cittadini che non devono certo. aspettare il sabato per poter conferire, ma anche aperture infrasettimanali. E oltre all'ampliamento delle aperture, anche l'ampliamento della tipologia di rifiuti che possono essere conferiti, in quanto i rifiuti che sono diciamo oggetto di raccolta porta a porta, in questo momento lì non si possono conferire, ma c'è l'intenzione da parte dell'amministrazione, in accordo con Tecnoservice, che ha già dato anche l'incarico ad un professionista per progettare queste migliorie, queste insomma, ampliamento di tipologia in modo tale che quello diventi davvero un punto dove i cittadini possono conferire grandi quantità di rifiuti, anche quelli oggetto insomma, di raccolta porta a porta. Certo. Lo stesso vale per gli oli esausti, quindi ci siamo attivati per ottenere anche le isole di raccolta degli oli esausti e per quanto riguarda l'ambiente, un'iniziativa che era già stata avviata in passato, poi con il Covid si era sospeso ed è ripartita un paio di settimane fa, le giornate ecologiche. Sì. Abbiamo fatto 2 settimane fa una mattinata con le scuole, questo è un progetto che è stato condiviso anche con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e quindi insieme alle scuole e a degli sponsor che hanno voluto sostenere questa iniziativa occupandosi di ambiente, abbiamo
raccolto sul territorio, insomma, quello che la gente lascia. E devo dire che noi stessi abbiamo partecipato e fortunatamente noi abbiamo delle squadre di cantieri lavoro e di altre persone che tramite tirocini, borse lavoro collaborano con il comune per il mantenimento della pulizia e devo dire che insomma agli stessi organizzatori che fanno queste attività anche in altri luoghi hanno comunque sottolineato come il comune fosse già pulito, ecco, rispetto ad altre realtà dove è infatti la domanda che volevo farti adesso era questa. Diciamo che il rifiuto maggiormente presente sono le cicche di sigarette, quindi questo purtroppo è un problema che c'è, quindi l'idea è anche quella di potenziare magari proprio i gettarifiuti con il posacenere. Infatti una domanda era questa, perché molti comuni hanno il problema dell'inciviltà, quindi nascono discariche abusive un po' ovunque. Bosconero invece sono in realtà bravi. Sì, abbiamo trovato ovviamente anche degli oggetti che non erano propriamente da abbandonare in mezzo alla natura, però purtroppo questo fa parte dell'educazione ambientale. Devo dire che poi i bambini, i giovani sono molto più sensibili, poi crescendo a volte questa sensibilità si perde. Certo, sì, è vero, purtroppo. Cultura, sport e tempo libero. Una cosa che mi ha incuriosito è appunto la realizzazione di un centro polivalente. Sì, questo è un progetto che noi abbiamo da anni ed è uno di quelli che non siamo riusciti a realizzare, però questo insomma non ci fa demordere, siamo convinti che serva. Abbiamo già presentato su dei bandi anche sul PNRR dei progetti per riqualificare delle strutture già esistenti, penso alla Casa delle Associazioni che è a fianco del Comune e avevamo presentato proprio su un bando di rigenerazione urbana un progetto per ampliare questa struttura realizzando una Casa della Musica che è un grande progetto che da anni condividiamo con la nostra filarmonica, che è una filarmonica prestigiosa e che avendo al proprio interno molti componenti ha bisogno di spazi. Purtroppo i tentativi che sono stati portati avanti negli anni e sono stati tanti non hanno al momento ancora raggiunto l'obiettivo di avere finanziamenti, però il progetto c'è e quindi sicuramente in ogni opportunità di bando sarà presentato, quindi questa è un po' l'idea per quanto riguarda appunto le attività diciamo culturali. E poi per quanto riguarda invece gli impianti sportivi, appunto c'è l'intenzione di realizzare questi spogliatoi nuovi in modo che possano ospitare più atleti e di aumentare anche le aree per poter fare l'allenamento. E in questi giorni tra l'altro stanno installando invece un percorso di calisthenics, quindi questi attrezzi per poter fare sport all'aria aperta, anche questo era uno di quei progetti che avevamo nel programma e che per il Covid abbiamo ritardato, ma in realtà poi in questi primi mesi dell'anno dovevano installare queste strutture, ma anche qua di nuovo le piogge hanno sempre fatto rimandare, in questi giorni li hanno installati, quindi adesso i tempi insomma del consolidamento delle basi e poi sarà utilizzabile. E un altro progetto è quello di ristrutturare completamente il parco giochi, quello nella zona degli impianti sportivi, quindi via Nigra e via Trieste. Anche qui abbiamo già un progetto, stiamo aspettando di ricevere un'entrata da parte di una società che si occupa di telefonia, la quale ha delle antenne sul nostro territorio, con la quale siamo andati a interloquire per chiedere di ritrattare questi contratti e non abbiamo accettato gli 800 euro che il Ministero ha di default deciso per questi contratti. Siamo andati invece a contrattare con questa società e abbiamo ottenuto un contratto che dovrebbe valere sui oltre 70.000 euro. In questo momento però siamo in attesa che l'Agenzia delle Entrate, che purtroppo sui contratti e le convenzioni pubblici interviene, ma appena appunto l'Agenzia delle Entrate ci darà il via libera, ecco, questo progetto
e quindi anche tutta quell'area dedicata ai bambini verrà completamente ristrutturata con nuovi giochi, con nuove attrezzature. Poi se non erro c'era anche una riapertura della piscina all'aperto. Allora, la piscina all'aperto, sì, prima del Covid, anche qua purtroppo spiace dover sempre sottolineare quel periodo, però effettivamente è stata una situazione che ha creato un prima e un dopo. C'era una piscina all'aperto gestita dalla polisportiva, la quale era ospitata nel giardino delle scuole e effettivamente era uno spazio dove sia i ragazzini hanno potuto fare corsi di nuoto, ma anche gli adulti facevano i corsi di acqua gym. Poi appunto con il Covid questa attività si è fermata e quindi adesso si tratta di ripartire andando a risistemare l'area che chiaramente essendo stata inutilizzata per anni deve essere riqualificata e soprattutto di nuovo anche individuare le persone che possano con competenza, perché comunque ci vanno, ci vanno i brevetti e quindi si tratta di ricostruire questo spazio. Frazione Mastri. Mastri è una frazione, a differenza di altre frazioni in altri comuni, molto molto attiva, con una proloco, con... Frazione Mastri, allora, Frazione Mastri è una frazione che ha la particolarità di essere amministrata da tre comuni, sì, perché condividiamo l'amministrazione di Mastri con Feletto e con Rivarolo. E devo dire che in questi anni, grazie alla costanza del vice sindaco Elena Azzolini, che è residente a Mastri e che quindi, in quanto vive quotidianamente questa realtà, la conosce, e grazie alla sua appunto costanza si sono tenute riunioni con le altre amministrazioni, proprio perché è importante gestire le problematiche in maniera condivisa, certo, altrimenti non si risolvono i problemi, che possono essere problemi di viabilità, problemi di servizi. La commissione Mastri è una commissione che è stata istituita da questa amministrazione già in passato e ha proprio l'obiettivo di raccogliere tramite dei componenti che sono residenti a Mastri, a presiedere questa commissione c'è appunto il vice sindaco che è delegata per questa attività e ha proprio la funzione di raccogliere quelle che sono le necessità, i bisogni e poi programmare e progettare gli interventi. E anzi, colgo l'occasione per ringraziare i componenti della commissione, perché devo dire che il loro modello a me piacerebbe poi replicarlo anche in paese, come se immaginassimo le varie vie, le varie borgate, come se fossero una frazione, e utilizzare lo stesso metodo delle commissioni proprio per gestire il territorio, perché loro funziona molto bene, riescono ad essere molto puntuali e a dare anche le informazioni poi ai cittadini di Mastri in tempo reale, quindi è un modello che funziona. Lavoro e imprese. Dunque, per quanto riguarda le imprese, una delle iniziative che sono state realizzate è l'installazione della fibra. Noi avevamo nel 2018-2019 sottoscritto l'accordo con Regione Piemonte e Ministero proprio per poter autorizzare l'avvio di questa infrastruttura nelle zone cosiddette bianche, cioè dove i grandi gestori non hanno interesse a investire perché i numeri degli utenti chiaramente non sono così interessanti, ed ecco che il Ministero ha dato la possibilità con fondi appunto europei e ministeriali di andare a realizzare questa infrastruttura. L'infrastruttura è realizzata, in questi giorni, questi mesi stanno arrivando le prime richieste da parte dei gestori, poi delle varie delle varie utenze per fare gli allacci, e questo è sicuramente un risultato molto importante per i privati che utilizzano chiaramente internet per COVID, questioni anche per lo smart working, ma ancora di più per le imprese, perché hanno chiaramente una necessità di essere connessi con i fornitori e con i clienti, con una connessione che consenta appunto una rapidità e anche una trasmissione di dati, insomma, di un certo peso. Quindi questo sicuramente, poi grazie insomma all'assessore all'artigianato,
abbiamo organizzato, organizzeremo momenti di confronto con le attività. L'assessore è all'interno di un gruppo WhatsApp che comprende le attività produttive e le attività commerciali e artigianali del nostro territorio, e anche attraverso questo strumento in questi anni, a partire dal Covid, in cui c'erano queste i decreti che arrivavano la sera ed erano da applicare la mattina, e attraverso questo strumento si riusciva a dare delle informazioni puntuali, quindi anche questo è uno strumento che verrà sicuramente mantenuto. Per quanto riguarda il lavoro, il Comune aderisce a tutti i bandi della Regione Piemonte per poter avere i cantieri lavoro, sia gli over 58 che gli over 45, quindi per dare la possibilità a persone che si trovano in una situazione di difficoltà e fuori dal mercato del lavoro, e in particolar modo per gli over 58, quindi l'accompagnamento alla pensione. E devo dire che questo è una di quelle attività che hanno come dire, un win-to-win, che si vince in due, perché è utile alla persona che ha questo strumento per poter integrare il proprio reddito e avvicinarsi alla pensione, ma allo stesso tempo il Comune ha delle risorse, come dicevo prima, per poter tenere pulito e decoroso il paese, anche perché la pianta organica del nostro Comune prevede un cantoniere, e quindi sarebbe impossibile riuscire ad assolvere a tutte quelle che sono le necessità. Invece grazie a queste convenzioni, abbiamo anche la convenzione con il Tribunale, quindi per chi vuole convertire la pena in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, e quindi grazie a questo noi abbiamo sempre delle squadre che possono occuparsi del decoro della pulizia cittadina. Sì, questo è importante, effettivamente un cantoniere da solo diventa veramente impossibile. Non può essere dappertutto. Sicurezza. Allora, per quanto riguarda la sicurezza, uno dei principali punti è l'individuazione di un'area per l'atterraggio notturno dell'elisoccorso. Questa è un'idea che abbiamo già fatto delle valutazioni, abbiamo già anche sentito delle aziende che si occupano proprio di realizzare questi progetti, ci siamo confrontati con alcuni comuni della zona che li hanno realizzati, e questo è sicuramente uno dei primi punti. Sicuramente siamo intenzionati a continuare l'operazione in sinergia con le forze dell'ordine, finalizzate a informare i cittadini in modo da prevenire le truffe, e questa è di nuovo un'altra di quelle iniziative che abbiamo mantenuto grazie anche alla collaborazione con la stazione dei Carabinieri di Volpiano. E un'altra iniziativa è legata all'organizzazione di corsi di primo soccorso e di utilizzo del defibrillatore. Abbiamo già installato in piazza un defibrillatore, le scuole e gli impianti sportivi sono stati dotati di defibrillatore, e nel momento in cui l'abbiamo installato in piazza abbiamo fatto un corso che il Comune ha regalato ad alcuni cittadini, andando a chiedere alle associazioni, che sono numerose in paese, di indicare all'interno di ogni associazione due volontari disponibili a fare questo corso. E questo è stato il primo corso che abbiamo regalato alla popolazione, ma c'è l'intenzione, ne abbiamo già anche parlato con la Croce Rossa, col comitato e il sottocomitato di Bosco Nero, per promuovere altri corsi in modo tale che questo diventi uno strumento utilizzato e utilizzabile. Insomma, si augura di non doverlo mai utilizzare, nel caso è importante che più persone siano proprio formate in modo da poter salvare delle vite. Ecco, recentemente ci sono state delle situazioni a livello nazionale che hanno anche sono state pubblicizzate, di giovani che hanno prestato soccorso a delle persone, quindi anche proprio sui giovani è importante fare questa campagna di sensibilizzazione e di formazione. Allora, restano servizi alla persona, scuola, territorio urbanistica, e completamento lavori in cantiere. Il tempo scorre veloce, da quale vuoi partire di questi? Poi vediamo. Per quanto riguarda, potrei fare un discorso un po' in generale, nel senso, per quanto riguarda i servizi alla persona, sicuramente manteniamo tutti i servizi che sono già attivi, e penso al
servizio di prelievi che abbiamo in accordo con l'ASL, questa è una cosa molto importante perché consente alle persone di non doversi recare a Rivarolo, ma di poter fare i prelievi direttamente a Bosconero con prenotazione e anche consegna degli esiti in loco. Quindi grazie alla collaborazione con l'ASL e con la farmacia questo è possibile. Grazie anche alle nuove energie che sono entrate nel gruppo, quindi ai più giovani, non solo di età ma anche di esperienza. Abbiamo, infatti è un punto molto corposo, abbiamo raccolto quelle che erano le loro proposte, le loro idee da esterni e quindi tutta una serie di attività rivolte alle famiglie, ai giovani, di supporto, di ascolto. L'idea è quella anche di provare ad aprire una portineria di comunità, che sono dei servizi che stanno nascendo anche già su questo territorio del Canavese, in modo tale che ci sia un punto dove le persone possano rivolgersi per avere informazioni, supporto su varie tematiche, che non vuole essere un'alternativa al servizio sociale che è deputato proprio per fare questa attività, ma che è un primo punto di accesso e poi sicuramente, se è necessario, le persone verranno inviate a, quindi diciamo che sui servizi alla persona verranno mantenuti e ampliati. Per quanto riguarda la scuola, diciamo che il progetto importante è quello dell'adeguamento sismico dell'edificio della scuola primaria. Questo è un progetto che l'amministrazione ha seguito negli anni, sono già stati fatti dei primi interventi strutturali e è stato presentato un progetto invece di riqualificazione energetica e di adeguamento alla normativa sismica, che è cambiata, le classificazioni sismiche sono cambiate negli anni e quindi gli edifici devono essere adeguati sismicamente alla normativa. Il progetto è già stato presentato e abbiamo già ottenuto un contributo regionale e un contributo ministeriale e quindi nell'anno si darà, insomma, il via a questi lavori importanti per la scuola. Per quanto riguarda territorio urbanistica, sicuramente uno dei progetti, anche questo era già nel programma precedente, non si è potuto realizzare non per mancanza di volontà o di determinazione da parte dell'amministrazione, ma per quanto riguarda gli organi superiori, e mi riferisco al superamento del passaggio a livello. Noi abbiamo già un progetto, è già stato presentato in regione, adesso c'è stato il cambio di gestione, quindi non c'è più GTT ma c'è RFI che gestisce la rete. RFI ha nei suoi programmi anche questo intervento, sicuramente sono partiti da quelli che RFI riteneva più importanti e mi riferisco quindi alla messa in sicurezza di tutta la tratta per quanto riguarda il sistema che consente di aumentare la velocità. Questo è stato il primo intervento che RFI ha gestito al momento in cui ha preso in gestione la rete. E poi gli interventi importanti che sono stati realizzati su Bolpiano, che insomma ha una situazione anche proprio come numero di passaggi di popolazione maggiore e quindi però insomma siamo fiduciosi che adesso toccherebbe anche a noi, e quindi si tratta di creare questo collegamento con il cavalcaferrovia già esistente in modo tale che le persone possano scegliere appunto di non stare fermi al passaggio a livello, ma fare questa viabilità alternativa e soprattutto per i mezzi di soccorso, che infatti è il motivo principale sul quale noi ci siamo battuti, dicendo che va bene la sicurezza del treno, ma la sicurezza è a 360 gradi, quindi la sicurezza per le persone vuol dire che ci deve essere anche la possibilità di arrivare per i mezzi di soccorso senza dover stare fermi davanti alle sbarre chiuse. Quindi diciamo che questi sono gli interventi principali. Altri interventi che sono già stati progettati e sono già avviati e realizzati in parte, ma un primo lotto, ma ci sono altri lotti, la sistemazione dei vicoli del concentrico che ancora non erano dotati di asfalto, alcuni non sono dotati dei sottoservizi, quindi delle acque bianche, quindi si tratta di andare a realizzare appunto le condotte per la raccolta delle acque bianche e poi l'asfaltatura di questi vicoli. Ne sono già stati realizzati tre, il progetto invece è complessivo, quindi li comprende tutti e un po' alla volta verranno realizzati. Bene, un appello al voto in chiusura.
Posso dire di scegliere la nostra squadra perché, come ho detto anche nei momenti insomma, di presentazione della nostra lista, in questi anni abbiamo realizzato delle opere che sono evidenti, alcune forse meno evidenti, perché quando si parla di messa in sicurezza, di efficientamento energetico, sono investimenti importanti che però effettivamente non hanno una visibilità come la realizzazione magari di una struttura o di una viabilità completamente nuova, però sono fondamentali. La sicurezza, l'ho detto prima, è al primo posto e quindi anche tutti gli interventi meno visibili, ma sono stati realizzati. E quindi quello che io mi sento di dire in questo momento è che tra un programma elettorale fatto di promesse a volte anche poco realizzabili, ecco, un programma elettorale non è un libro dei sogni, il programma elettorale è un elenco di interventi e di servizi che sono realizzabili e che quindi nel momento in cui vengono inseriti in un programma elettorale devono già avere alla base una fattibilità e quindi noi avendo in questi anni già realizzato degli interventi molto importanti e alcuni sono in cantiere ma sono già progettati e approvati, credo che ecco, questa sia la differenza tra chi fa delle promesse ma non ha ancora dato la dimostrazione di essere in grado di realizzarle e chi invece in questi anni ha lavorato nonostante appunto tutte le fatiche di questi 5 anni, il Covid, poi la guerra tra Russia e Ucraina che comunque ha creato anche dei rallentamenti, degli aumenti considerevoli per l'energia per tutti, in particolare anche per gli enti pubblici e quindi, ripeto, nonostante tutte queste fatiche siamo riusciti a lavorare grazie alla collaborazione con gli uffici in maniera insomma, celere e costante e quindi credo che abbiamo dato dimostrazione di essere un'amministrazione che non scrive solo delle proposte, delle idee su un programma, ma che le sa poi realizzare. Certo, quindi scegliere la concretezza che è importante. Grazie. Grazie, grazie Paola. Che dire, andate al voto l'8 e il 9 giugno e continuate a seguire Obiettivo News.